A Santa Monica di Misano si gioca l'ultima di campionato, la partita delle partite, in paio il posto valido per i playoff. Il Tropica coreano, penalizzato in stagione di 5 punti, arriva all'appuntamento carico come non mai. La formazione di Bucci invece dà applausi a scena aperta, il perché è riportato nei servizi dedicati a loro nella precedente stagione, quando un manipolo di giovani con qualche elemento a fare da chioccia segue alla lettera le indicazioni del maestro, ecco che la Vista neopromossa vince la palma di squadra rivelazione del torneo. E se non fosse stato per qualche punto lasciato per strada, coreano, Cerbia permettendo, per il secondo anno consecutivo sarebbe entrata di diritto nei playoff. Il Tropical già al secondo mette i vetrini all'attaccante Vitaioli, il quale schiaccia troppo il destro vanificando la chance del vantaggio. L'attaccante sammarinese protagonista in altre circostanze, qui in velocità prova a bucare la difesa avversaria, ma la mira è da rivedere, ma quando aggiusta il mirino ecco che i sogni di gloria si infrangono sul legno alla sinistra di Sacchi. La Vis replica con la conclusione di Boldrini fuori misura e con il colpo di testa di Urbinati bloccato senza problemi da Romani. Dall'altra parte Stanco fa gridare a gol il pubblico dalla sua parte, ma la sfera si alza di pochissimo sopra la porta difesa da Sacchi. Ma quando Vitaioli mette il turbo non ce n'è davvero per nessuno, Sacchi blocca e si ripete anche dopo con due conclusioni entrambe telecomandate. La Vis ha l'occasionissimo per sfondare la rete avversaria quando Nicola Antonietti si imbolla verso la porta difesa da Romani, ma il recupero di Luca Olivieri lo porta di diritto all'anagrafe coreanese, dove la voce e segni particolari sulla carta d'identità sarà battezzato Salvatore. La partita è emozionante, su posizioni locali provano a pungere, nulla da fare, mentre Dolcini innesca Vitaioli, la cui giravolta si perde al lato. L'ultima azione arriva da Urbinati, con questa palombella a cercare il secondo pallo Savioli anticipato dalla puntuale uscita di Romani. Si va a riposo sullo 0-0. Ma la partita rimane viva anche nella ripresa e quando Urbinati sembra camminare sulle acque del successo ecco che Romani risponde da campione distinto con tanto di disperazione di Torsani, e quel pallone lo voleva a gran voce. Ma lo Stantuffi, male numero 10, lavora sporco ed è proprio lui a crearsi questa occasione con tanto di deviazione finale sopra la traversa della porta difesa da Romani. Sotto un diluvio universale Urbinati fa valere la sua prestanza fisica, sponda per Antonietti, cui tentativo viene bloccato da Romani. Il pressing prosegue, il Misano va vicinissimo al gol. Sta affilati Torsani, Romani non perfetto respinge sui piedi stelle, cui tapine è un regalo per lo stesso Romani. Nel finale gli animi si accendono, Borghini disturba l'avversario per la rimessa laterale, rimediando il secondo giallo e la conseguente espulsione. Coreano in 10 unità, ma il finale da Candio Palma non ha dato dei bolli di cuore. Mischia in area di rigore, combattuta finale di Muccioli con Stanco che toccherebbe il pallone con la mano secondo i protagonisti in campo. L'arbitro, il signor Guitaldi di Rimini, è impassibile e decreta qualche attimo dopo la fine del match, lasciando a Cipriani, intervistato dal nostro Giacomo Alpini, di essere del Tropical Coreano, le battute finali di questo campionato. Siamo qui con Filippo Cipriani, direttore sportivo del Tropical Coreano, che è riuscito a raggiungere questi sospirati playoff. Filippo, un commento sulla partita e sulla stagione. Beh, sulla partita posso dirti che ho rischiato l'infarto in più circostanze, ma la soddisfazione e la gioia in questo momento è indescrivibile. Abbiamo condotto un campionato dall'inizio al vertice, eravamo terzi, siamo stati retrocessi a quinti, abbiamo riconquistato i playoff e oggi li abbiamo aritmeticamente ottenuti e ci prepariamo adesso a mettere la ciliegina sulla torta, che sarebbe il conseguimento di un'impresa stratosferica per questi ragazzi, che, ai quali va il mio più sincero grazie per quello che hanno fatto oggi e nelle altre 33 partite.